insegnanti e i bambini che vivranno la classe con un bimbo cieco ipovedente è fondamentale per i nostri figli, per un apprendimento della lettoscrittura completamente diverso rispetto ai bambini normovedenti. La disabilità visiva sta subendo diversi tagli nell'ultimo periodo. Alcuni consorzi nei servizi sociali stanno riducendo le ore a scuola degli assistenti alla comunicazione, figure fondamentali per i bambini e i ragazzi non vedenti e ipovedenti. E sappiamo che anche la figura del tiflologo sta vacillando. Noi però vogliamo dire che abbiamo tanto bisogno di lui. I nostri figli hanno tanto bisogno di lui, della sua competenza, per prepararli al meglio al mondo e all'essere adulti. E per noi genitori il confronto continuo, settimanale, a volte quotidiano con lui, aggiungo in tutte le ore del giorno, e con gli altri operatori del centro di riabilitazione visiva, è fondamentale per accompagnare i nostri bimbi ogni giorno. Permetteteci di continuare a farlo. Questa è proprio una richiesta che facciamo come genitori, proprio perché siamo consapevoli dei vari tagli a più livelli e le certe figure sono veramente fondamentali proprio perché accompagnano i nostri ragazzi anche nella scuola. E sapete benissimo che anche gli insegnanti, questo lo aggiungo io a livello personale, non hanno la preparazione tale per poter seguire i nostri ragazzi. È necessaria una figura di supporto che possa permettere appunto di integrare, si parla tanto di inclusione, ma se poi mancano delle ore o mancano delle figure professionali, l'inclusione viene meno.